Signori, bentornati cari nel canale dello Zio Marut. Oggi ragazzi con un appuntamento super speciale. E vi vado a spiegare subito il perché ragazzi. Oggi non solo vi sono tornato a portare un mazzo del mago, ma vi porterò il mazzo che io odio, tra virgolette, di più in questo gioco. Sto parlando del Cyclone Mage. E non voglio solamente portarvi il gameplay di questo mazzo, ma voglio farvi un'analisi dettagliata, quindi andare a spiegarvi nello specifico perché io odio tanto questo mazzo. Quindi analisi nel dettaglio della meccanica che mi hanno portato, delle meccaniche che mi hanno portato ad odiare tantissimo questo deck. Non è che io mi sono svegliato un giorno, una mattina, e ho deciso di odiare questa tipologia di archetipo. Partiamo subito dal presupposto che anni fa fu introdotta la meccanica del Discover, meccanica che quindi rinvieni, meccanica che ha creato tante situazioni, tante perplessità, tante critiche. Diciamo che con questo mazzo si è arrivati all'esasperazione di tale meccanica e penso che la Blizzard sia arrivata ad un punto in cui debba intervenire per limitarla. A che cosa mi riferisco? Innanzitutto, per chi non lo conoscesse, questo mazzo è un mazzo che fa della meccanica discover, della meccanica generazione delle carte casuale, la vera win condition del mazzo. Quindi non è che questo mazzo l'ho preso a caso per farvi il discorso del video di oggi. Questo mazzo è stato preso proprio perché questo mazzo fa del discorso che vi sto facendo oggi la sua win condition principale. Cioè la win condition principale di questo mazzo viene presa di partita in partita da effetti di discover o generazione di carte casuali. E fino a qua, quindi mi potreste anche dire, ma l'RNG su Hearthstone c'è sempre stato. Ok, qui stiamo parlando però di un RNG che decide le partite. Stiamo parlando di un RNG che non è controllato né dal giocatore stesso che utilizza il deck, e ovviamente né dal povero avversario di turno che si dovrà assorbire le peggio angherie. Questa meccanica secondo me deve essere nerfata. E a che cosa mi riferisco? Mi riferisco principalmente al discover barra generazione casuale di carte leggendarie. Questo mazzo, ragazzi, arriva a giocarvi anche fino a 3-4 evocazioni, fino a 3-2-3 Solarian. Cioè, secondo me è una cosa pazzesca. Cioè, se pensiamo quanto sono forti le leggendarie e non a caso vengono giocate in 1 per. Giocare 3 per di una leggendaria lo vorrebbe fare chiunque ed è completamente sbagliato. Ecco, io penso che quantomeno la Blizzard debba intervenire da questo punto di vista e limitare il fatto che i Discover non possano prendere carte leggendarie. In questo modo si limiterebbe il pool di power play che si possono fare e non dico che diventerebbe un mazzo un po' più normale. Ma il power level del discover e della generazione di carte casuale diventerebbe molto più bilanciato, tra virgolette, cioè avremmo comunque delle power play, delle counterplay che possiamo fare. Perché di base, ragazzi, questo mazzo che cosa fa? Vuole scontarsi il gigante di mana, quindi inizia a ciclare questi spell, inizia a discoverare, inizia a generare carte casuali, carte che non fanno parte del vostro mazzo. Per scontarvi il gigante di mana, quindi la power play più forte che farete con questo mazzo è gigante di mana 0, quindi 880 mana e Conjurer. Conjurer è l'altra carta sbagliata, Conjurer è stata nerfata al tempo, rimane comunque una carta forte nel momento in cui la andiamo a giocare su un gigante che è una 880 mana e vi spawnerà due minion. Inoltre, i due minion spawnati sono casuali, quindi potrebbe uscirvi 8 sali, potrebbero uscirvi dei minion a 8 negativi, quindi altro fattore random che non controlliamo noi. E il mazzo è pieno di queste giocate. Il mazzo è pieno di queste giocate. Andiamo a vedere anche le altre giocate nello specifico. La giocata sicuramente, l'altra giocata più forte è fare Novizio Occultista, carta sbagliata da tempo immemore. E non capisco come, dopo che la sacerdotessa di Priest, la 1-3 famosa, è stata mandata in Hall of Fame, l'eroe è stato mandato in Hall of Fame. Non capisco come sta carta, che vince veramente delle partite da sola in combinazione alla spell leggendaria Evocazione. Possa ancora rimanere nel meta. Questa è una carta, ragazzi, che ha fatto il suo tempo e dovrebbe essere mandata in Hall of Fame. Una 3-2 a costo 2 che sconta le vostre magie di 1 significa che tutte le spell a 1 fortissime del mage vi costeranno 0. Capite bene che evocazione a 0
vi potrebbe dare altra evocazione a 0, vi potrebbe dare altre spell a 1 che costano 0, come il raggio di gelo, per esempio, che diventa fortissimo a costo 0. Potete frizzare board, danneggiare board, ciclare magie e scontarvi il costo del gigante di mana. Ci stanno partite in cui se pescate bene potete arrivare anche al turno 3, al turno 4 a giocare il gigante a 0. Ovviamente non perché siete skillati, quindi se c'è qualcuno che pensa che questo mazzo sia skill based, ha sbagliato completamente a capire quale sia la skill su questo gioco. Questo è un mazzo che è proprio il simbolo del degrado di Hearthstone, se ce n'è uno è questo, è Schifo Mage, è il nome più appropriato. Ma continuiamo nell'analisi del deck, perché le power play di questo mazzo non sono finite, quindi oltre a fare novizia, fare una giocata fortissima con la spell leggendaria con evocazione, potete ri riempirvi la mano di magie casuali, come se non bastasse, con il ciclone di mana. Quindi dopo che avete fatto un turno con la novizia, dove ciclate spell, vi scontate il gigante, trovate spell che vi possono servire in quel momento per risolvere magari la board nemica, voi giocate una tenera 2-2 a mana 2 che vi darà una magia del mago casuale per ogni magia che avete lanciato in questo turno. Quindi se avete lanciato tre magie, prenderete tre magie casuali del mago. E sappiamo tutti che tra le magie casuali del mago possono uscire anche carte come box, carte che sono completamente senza senso. Mi è capitato alcune partite di giocare contro avversari in cui mi facevano 4-5 box in una sola partita. Box giocati anche dall'astromante Solarian. E qui torniamo al discorso che ho fatto, cioè nel senso, generazione casuale di carte o di magie o discover non dovrebbero poter prendere le carte leggendarie, quindi magari prendere un'evocazione o anche carte, cioè il box, ragazzi, parliamoci chiaro, è una magia epica, ma in realtà la sua forza è come se fosse una spell leggendaria. Quindi io la limiterei nel costo di mana. Quindi un'altra limitazione che si potrebbe fare nei discover è limitare il costo di mana in base alla carta che giochiamo, ovvero se giochiamo una ladra di bacchette che costa un mana, non può discoverare una spell che ne costa 10, cioè avere un minimo, un massimale di discover. Che ne so, da 1 massimo potete discoverare una carta che costa 3 o 4, come ad esempio è stato fatto con il trucco di magia. Il trucco di magia ha un discover limitato, ecco, per me i discover dovrebbero essere tutti come il trucco di magia, con la differenza che non potete discoverare la magia leggendaria, perché purtroppo da trucco di magia spesso e volentieri prendete evocazione. E andate in loop infinito. Cioè, quando pensate di aver battuto sto mazzo c'ha ancora delle risorse clamorose. Altra powerplay e sinergia del mazzo: con gli spell damage potete fare un Wrath che rimuove molto bene, e allo stesso tempo potete pescare, quindi avete anche un peschino a 2 mana, studio forse è nato, che per ogni spell damage che avete pescate una carta extra. Altra giocata forte con la novizia che potete fare è Cimvala. Ogni terza magia che lanciate, quindi un mazzo che gioca tante magie a costo basso, che cicla le magie, Cimvala ci sta benissimo, perché anche evocare una 5-5 è ottimo per un minion che ha 3 mana e una 2-5, quindi ha veramente tante tante power play, ma sono uscite fuori controllo. Io personalmente preferisco questa lista con doppio marcafuoco. Il marcafuoco ci permette di controllare un pochino la board nemica, perché quando andrete ad attivare l'impulso magico farete 4 danni suddivisi casualmente tra i servitori nemici, vi permette di contrastare gli aggro questa carta. Ci sono delle carte, delle liste un po' più greedy che giocano la bacchettaia, la tizia 2-1, 2-2 che vi dà una magia 1. Sempre queste magie 1 vengono ricercate perché sono tante magie forti, tra cui evocazione stessa, quindi voi da una bacchettaia potete trovare evocazione. Questa secondo me è una sinergia sbagliata che deve essere cambiata. Come è stato cambiato ad esempio che Regina Alexstrasza non potesse darvi un'altra Regina Alexstrasza e quindi mandarvi in loop, secondo me i Discover non dovrebbero farvi trovare le carte leggendarie. Detto questo, abbiamo anche Genesis Barrow. Barrow, un'altra carta che fa effetto casuale, e vi assicuro che a 5 mana ci sono dei minion che possono vincere la partita, come dei minion pessimi, come ad esempio la 03, adesso non ricordo il nome, vediamo se la trovo. Vabbè, comunque c'è una 03 che praticamente non fa niente, Rantolo. Ecco, se lo rollate così pesantemente, fate una giocata pessima. Se invece, sicuramente me la sono persa.
Se invece hai crollate, potete fare delle giocate pazzesche, cioè vi può uscire la 5 mana di Shaman, 7-8 taunt, potete fare delle giocate pazzesche. Altra carta dal power level troppo troppo alto. Inoltre, giocate magari late game, potete fare conjurer sul pezzo che ha uno di vita, cioè quello che appena viene danneggiato muore. Avete tantissime giocate assurde. Io penso di aver detto tutto quello che dovevo dire dell'analisi del mazzo. Io spero vivamente che la Blizzard, visto che ho visto che la Blizzard sta per annunciare dei nuovi nerf, sono sorpreso che il Mage, che queste carte, queste meccaniche che vi ho detto, mi sembra assurdo. Sono 2 anni che questa tipologia di archetipo, cioè il Cyclone Mage con la Conjurer, ha veramente distrutto il meta, frustrando la gente, perché io posso capire che da usare possa essere divertente questo mazzo, ma vi assicuro che giocarci contro è una delle esperienze più frustranti che si possano avere in questo gioco. Ecco perché per me rimane il mazzo simbolo del degrado di Hearthstone di oggi. Detto questo, ragazzi, andremo al gameplay. Spero di perdere tutte le partite, ma so benissimo che questo mazzo, in determinati matchup, può vincere delle partite completamente a caso. Spero che ciò non avvenga, quindi spero ovviamente di perderle. Che altro volevo dire per l'analisi di questo mazzo? Poco più, cioè nel senso che non è solo RNG, ragazzi, qua stiamo parlando di un power level misto all'RNG, quindi il top dell'ingiocabilità. Cioè non potete giocare intorno a tre evocazioni, quattro evocazioni, tre Solarian Prime. Sono carte secondo me sbagliate, cioè è sbagliato. Immaginatevi di affrontare un Galagrond deck che vi gioca quattro Kronks. Certo, il Rogue può farvelo magari con il piano, però non è carino sicuramente. Non riesce a trovarmi l'avversario, perché forse si rifiuta anche il server. Non a caso, ragazzi, il Mage è, perché da sempre è stata un po' la classe che ha rispecchiato questo fattore RNG, però l'hanno esasperato troppo, secondo me, negli ultimi 2 anni. Cioè il Mage è diventato veramente il simbolo dell'RNG, troppo. Vi stavo dicendo che non a caso è l'unica classe che ancora, con cui non ho ancora 1000 vittorie, e le 900 e passa vittorie che ho fatto sono quasi interamente, quasi tutte di control mage. Abbiamo beccato Priest, che in teoria è un buon matchup per noi. Ah, ecco un altro discorso importantissimo che volevo fare, intanto cazzo mi Priest. Dov'è cazzo? Vi stavo dicendo un'altra cosa interessante su cui discutere è la coin. Ragazzi, questo mazzo, se giocate di coin con la moneta, aumenta il win rate in una maniera clamorosa, e viceversa senza la coin, perché la coin è una magia in più che vi sconta il gigante, è una magia in più che potete fare per il mana Siren, e soprattutto, tanto qua tolgo tutto, e soprattutto è una carta in più che avete in mano. Quindi più carte avete, questo è un mazzo che nei primi turni vuole cercare di ciclare più carte possibili per fare poi power play, per fare poi power play. Posso andare di Discord oppure giocare l'1-3, non ho di follow up il peschino, sarebbe stato forte fare 1-3 e avere il pesca 2. Alternativa è fare trucco di magia adesso, fonte del potere può darci un altro mana Zygon. Contro di lui i missili dell'involuzione non dovrebbero servirci contro Priest. Potrebbe essere un Highlander, potrebbe essere un doppia copia, però più o meno sappiamo quello che Priest farà. E però anche Priest ha un grosso potere di aggro, ma non arriva ai nostri livelli. Andiamo sicuramente a giocare 1-3 e andiamo a ciclare la ladra di bacchette. Come vedete, i miei primi 2 turni sono stati già 2 discover. Questo discover qui, cioè, per quanto io possa scegliere, è una scelta tra tre. Comunque, se qui ci fosse stato box, Power of Creation, cioè,
Erano delle carte palesemente OP contro Priest, che io non ho trovato. Questo è il discorso. Quindi spesso e volentieri è vero che un discover a 3 lo scegliete voi, ma in questo caso mi ha dato 3 rimozioni. Posso prendere mente fredda. Non è fortissimo questo matchup. Quindi ecco perché vi dico che comunque l'RNG vi può risolvere le partite. Ci sono poi dei casi specifici dove una spell specifica vi risolve il game o il discover specifico. Non E sei lì non è bello. Anche lui, come sufficiente. vedete, anche lei, anzi, perché è una donna. Comincia a fare roba a caso. Comincia a fare roba a caso. Io vorrei pescare. Il problema è che non abbiamo peschini. Quindi cicliamo un po' di spell. Il custode delle pergamene non mi dispiace. Lo possiamo giocare di turno 4. Posso fare mente fredda sul 2-2 e giocarmi anche la fonte del potere. Fonte del potere ho trovato Solarian, ecco quello che vi dicevo. Anche Carter è forte con la Conjurer. È vero che Solarian va un po' sotto alla parola d'ombra, quella che vi prende il pezzo, però neanche tutti la giocano. Cioè, vedete che in 3 turni ho discoverato già 3 carte. Questo è un buon target da rimuovere con missili devolventi, cioè da trasformare, perché da 4 lo portiamo 3, 2, 1 a 1 mana, quindi lo trattiamo facilmente. Penso di giocare Solarian adesso, perché anche se facesse la parola per prenderlo, non potrebbe schiantarlo sulla mia board. Mi lascio il mana per il ping, dovrebbe rimanere 1-1-1. Ok, in realtà è rimasto anche un buon pezzo ormai. Vabbè, completare il trade. Vado faccia. Il prossimo turno possiamo fare Jandice, quindi possiamo giocare anche, fare delle giocate tempo interessanti. Lui fa fuoco interiore, inizia a ciclare. Ha trovato il silence? No. Ok, semplicemente ce l'ha ammazzato. Vabbè. Anche lui. Lei. Stanno andando di cose random, qui è una sfida tra due mazzi che fanno uno più schifo dell'altro. Vorrei tenermi uno spell damage per pescare dopo, questo va tra dado. Potrei azzardarmi Jandice, ma non voglio lasciargli il Sedek in campo. Quindi probabilmente la cosa da fare è marchia fuoco, non ho spell in mano. Ping, doppio trade. Comunque marchia fuoco gli può dar fastidio. Ci punisce un po' la sua combo Cabalista Spella 1. Se ci prende la 3-4 Non non è sei bello. tu a scegliere la mia Continua a fortuna. ciclare spella a caso. È una sfida tra due Scegliere mazzi tra le veramente mie schifose. migliori del mondo non ti sfugge. Niente. Peschiamo il gigante. Io a questo punto probabilmente andrei a cercare una magia, magari a 1, per attivare lui. Jandice non mi piace qui. Un'iniziazione affascinante. Box. Ecco ragazzi, so che non penso di non aver mai tirato un box. Penso di non aver mai tirato un box. È vero che qui mente fredda è sicuramente la carta più forte, ma questa è una partita che andrà in late game. Anche Intelletto Arcano è forte in questa situazione. Penso di tirare box. Semplicemente lo farò per Interessante. voi. Né più né meno. Sveglia. Vado di trade. E passo. Dobbiamo cercare a una certa di fare delle board che lui non riesce più a rimuovere, cioè non ha rimozioni infinite il priest. Cioè una volta che gli avete fatto tirare teschio, ok, questo è forte. Siete prigionieri del vostro Questo è stesso forte. corpo. Attenzione perché potrebbe aver preso box. Potremmo vederne delle belle. È una sfida tra discover, ragazzi, un'altra visione mentale. Potrebbe avere due box in mano, potrebbe averci preso l'8-8. Sicuramente non è una bella situazione. Non abbiamo spell in mano, quindi sicuramente la situazione mana cyclone è pessima. Questo è tanto frutto del fatto che non abbiamo avuto la coin. Che cosa rende qui Andiamo di questo Jandice, paese? andiamo di Jandice. Ovviamente esce lui, il 7-6 esce sempre.
Si possono provare a fare dei trick? Si possono provare a fare dei trick? Ma mettiamolo sul 7-6. Tanto abbastanza indifferente. Purtroppo non posso traddare la sua board. È fastidioso questa giocata che ha fatto con Karsia, anche perché dentro Karsia c'è il mio 3-4 che dà veramente tanto fastidio. Quindi probabilmente tolgo lo scudo divino a sto tizio, non voglio lasciare il value 3 e vado faccia. Tanto è una partita che andremo di box di turno 10 e vediamo che cosa succede. Magari peschiamo Solarian nel frattempo, e non è che noi pianifichiamo la win condition, vediamo quello che succede, quello che ci propone il Discover, quello che ci propone la generazione casuale di carte, e vediamo di inventarci una win condition. Questo è il game plan, Cosa il vorrebbe piano di questo il deck. Ma so che spero di perderla, cercherò in tutti i modi di perdere la partita, però senza intarla, come si dice in gergo tecnico dei MOBA. Ok, quindi si è beccato la parola, va bene. Con doppio, forse avrebbe potuto traddare e poi spararmi 4 danni con doppio 3-3, cioè con doppio 3-4. Sicuramente era qualche giocata carina, ok, non rinnova. Eppure ci dice, questa è una buona play. Questa è una buona play. Noi dobbiamo semplicemente resistere 2 turni. Il Mana Siren da una spell fa schifo. Sicuramente potrei farlo anche, potrei farlo perché non ho carte, ma è veramente brutta come giocata. Cioè fare studi, Mana Siren. Forse potrei. Già se avessi avuto la coin, ad esempio, ma avrei ciclato 2 spell. Penso di poter aspettare. Il gigante non voglio farmelo ammazzare. È un turno veramente brutto. Sicuramente faccio studi, vediamo cosa esce. L'arcimago non è malvagio. Potrei fare arcimago ciclone. Quindi vado di Cyclone. Fa veramente schifo, ragazzi, lo so. Ma magari mi esce evocazione, qualcosa così. Missili devolventi. Missili devolventi. Non sono male, soprattutto su di lui. La facciamo. Attenzione, è uscito il Thorn, sta succedendo di tutto, esce addirittura lo spell damage. Non voglio giocarmi anche il gigante. Metto l'1-3 sotto trade, ci prepariamo per il box. Vediamo che cosa succederà. È molto importante questo mazzo, vedete, è un mazzo che perde molto da solo, anche nel senso che quelle mani in cui partite senza la moneta non trovate le carte per pescare, quelle mani lì soffrite, Che soffrite parecchio. cos'è Invece vedrete che visione mentale ci ha preso questo? Jungis, Jungis è forte. Ecco, questo è lo 0-3 che vi stavo dicendo prima, comunque 0-5, fa veramente schifo. Allora invece è buono, allora è un'ottima carta. Decide di curarsi faccia, forse sì. Questo mi bufferà di 2 più 1 tutti. Non è bello. Noi ci prepariamo per il box e peschiamo. Ok, novizia, ciao. Sarebbe bello poterti sfruttare con una spell, però non ce l'ho. Facciamo dei trade aspettando il box. Potrei anche metterlo tempo. Pingare 2-1, traddare la 1-2 per togliere gli spell damage. Non ho tanta roba da fare. Cioè, sicuramente sarà la 0-5 quello danneggiato. Non avrebbe senso fare un trick sul far morire il 7-3. Prepariamoci a tirare il box, ragazzi. Penso che sia il primo box, forse non ricordo. Vediamo se qualcuno di voi che mi segue dagli inizi si ricorda se ho mai tirato un box prima di adesso. Questo è grosso. Questo è grosso perché pesca 2 e li gioca la 3-4. Occhio a non bruciarmi. Ok, forse anche una spella 1. Arrivano sulle ali della distruzione. Caro il mio box.
lui, ok, lei ha la coin, va bene, decide anche di curarsi il pezzo, va bene, fa cose, sta facendo cose anche lei. Ciao, sarebbe stato bello averti prima quando avevo il Mana Cyclone. Penso che ci sia poco a cui pensare, ragazzi. Tiriamo il box dorato, vediamo che cosa succede. Tomo. Ho il mana Air, cioè posso lanciare spell, quindi suppongo che, a meno che non ho messo Kalikos in gioco, forse ho giocato qualcosa per preso lui, potevo prendere muro, secondo me era molto più bello. Quindi mi ero detto, ok, pensavo molto di meglio. Attenzione, abbiamo un demone nel mazzo. Vediamo se ci risolve un pochino la board, non mi dispiacerebbe. Non curare lui. Ma vedete perché io il box non lo gioco? Cioè, mi è sembrato un box veramente veramente brutto. Questa cosa qua in Fury. Non è bella la situazione qui. Posso tirare Solare al dopo. Devo cercare di rimanere vivo. Allora, questi sono 9. Questi sono 8, 9 e 8, 17, 20 danni. Con Zephyr siamo morti. Devo frizzare assolutamente. Potremmo essere morti. Questa partita, ragazzi, ci ho pescato veramente male. Però c'è un mazzo che può sempre rientrare in partita. Cioè, veramente vi basta pescare poca roba. Attenzione, cosa sta facendo? Punizione sacra, sta cercando di girare le spell per trovare un buff da dare al 4-5. Con un buff sul 4-5 che a Wayne Fury è praticamente lethal. Nel frattempo trova un altro ala. Ecco, volevo farvi vedere quante porcherie fa questo deck, ma in realtà ce ne sta facendo molte di più la nostra avversaria. Io penso che lei avesse lethal. Sì, lei non si è accorta che il 4-6 aveva Wayne Fury. Secondo me poteva avere il lethal. Comunque, andiamo di Solarian. Non so se mettere uno spell damage in più. Flamestrike, invece di fare 5 fa 6. Sì, probabilmente ha senso mettere lui. Tanto abbiamo perso. Però non si sa mai, ragazzi. Solarian potrebbe fare un box, potrebbe fare Flamestrike, potrebbe fare Blitzard. Ok, no. No, no, non sono queste le magie che mi aspettavo. No, attenzione, possiamo tirare un altro solace. Cioè, guardate che cosa perderemo, ma parliamone. Parliamone. Ha senso tirare missili devolventi prima? Forse dopo. Vediamo se rimane qualcuno. Nel frattempo mi sto scontando il gigante. Andiamo a tirare. Vediamo che succede. Perché non mi fa giocare niente? Tirato il box! Ha tirato il box, raga! Ah, mi ha chiuso il mana! Mi ha chiuso il mana! È stato bello, male. Meno che non tiro una spell a 9 di Priest. Clan festa più totale. 4 danni a tutti. Ombra fuoco, attenzione, ombra fuoco pulisce tutto! Incredibile! No, specchio prima era qualcosa. Attenzione, ho preso l'uovo che attacca l'uovo. Guarda che cosa sta succedendo. Vai, pulisci quell'uovo. Mamma mia. Attenzione. Bravo. Bravissimo. No, ho pulito il mio uovo. No. Vabbè, siamo vivi. Siamo vivi. Capite cos di cosa stavo parlando? Ditemi che cos'è stato questo turno. Era talmente lungo, avrei potuto anche mettere il gigante. Colpo da cecchino, apprendimento dragonico e anche la side quest del druido. Il segreto è la difesa delle fiamme. Ok. Fatto di tutto. Tra parentesi, se non sbaglio, adesso non posso andare a recuperarlo, ma penso di aver messo un Solarian nel mazzo. Ci ha giocato un altro imp dei rottami. Pazzesco. Peccato che ci siamo millati il Cyclone Mage, altrimenti adesso avrei potuto fare. Pazzesco. Veramente pazzesco. Andiamo di novizia. Novizia pescata e proviamo a fare cose. Quindi novizia. Peschiamo.
Mi piacerebbe trovare. Cimbala, Cimbala è nice. Cimbala, abbiamo il mana per fare tutto, sì. Quindi andiamo subito di Devolve. Prima di Devolve, poi di missili arcani. Missili arcani. Forse avrei potuto anche mettere lo spell damage. Counterspell io lo vorrei mettere, in realtà. Counterspell lo vorrei mettere. Frizziamo. Frizziamo lui. Devo mettere forse anche lui, però ho paura di perdere il target per Conjurer. È vero che gioco mono Conjurer? Non so, questa è una scelta difficile. Il peschino me lo terrei per dopo, perché potrei fare doppio spell damage peschino. Secondo me ci sta a mettere lui. Più che altro perché se fa spell a 9 io ho counterspell. Counterspell settato. Vediamo. Praticamente questo come si. Questo avanza quando io attacco. Quindi non avanzerà mai. Altrimenti era anche carino. Ok, 3 danni a tutti. Festa più totale sta partita. Attenzione, attenzione, prova a prenderci il pezzo. Però prima devi testare il segreto, cioè devi testare il counterspell. Difficile anche commentare quello che sta succedendo. Ok, testa il counterspell. Vediamo se ha un'altra spell. Se ha un'altra spell prende. Ok, ce l'ha e come. Ce l'ha e come. Ce l'ha e come. Qui vabbè, qui il turno degli dèi, ragazzi. Qui il turno degli dèi mi ha fatto. Speriamo che non prenda il gigante almeno. Ok. Fatto un turno fortissimo. Veramente forte. Attenzione, arriva la Conjurer. Arriva la Conjurer. Io partirei subito lì. Cimbala l'ha preso lei. Non è bello. Partire di Conjurer. Togliamo lo scudo divino qua. Andiamo di Conjurer, vediamo che succede. E ci sono tanti minion con Rush. Ci sono tanti minion con Rush. Andiamo di seconda Conjurer sul 5-5. Questo è forte. Questa è una board interessante. Questo glielo ammazziamo. Probabilmente pesco, quindi vado così, pesco 2, figuriamo anche un po', potrei autopingarmi, Rust non è male, attenzione Solarion, penso di autopingarmi, non dovrei essere morto, 5, 6, 7, 5, 6, 7, ok, ma non dovrei essere morto, quindi posso autopingarmi, e vediamo che cosa succede adesso. Sta partita è la fiesta più totale. Cioè io capisco che questo mazzo sia divertente da guardare anche dall'esterno, da vederlo da fuori. È un doppia copia se non sbaglio. Quindi non dovrebbe giocarci Zebris. Specchio. Specchio è sempre forte. Specchio è sempre forte. Specchio è sempre forte. Noi abbiamo un altro Solaria nel prossimo turno che potrebbe far cose. Potrebbe far cose. Rassi in questo momento fa 2 danni. Ok, Kar ci prende, diventa una copia di lui, Apoteosi ci sta. Deve tradare che questi sono danni. Invece decide di andare faccia, ci può anche stare come lettura. Ci sta come lettura. Ok, siamo praticamente semi-morti. Un'altra spella 1, un'altra spella 1 devastante. Qui praticamente ci costringe a fare Solarian. Ras fa poco e niente. Dobbiamo fare un altro Solarian. Sì, tiriamo Solarian, vediamo cosa succede. Vediamo se Solarian ci vince questa partita a casissimo. Una Flamestrike ovviamente sarebbe OP. Pesca 2 non è male. Un Freeze, ok. Evocazione. Ok, Act Discover. Power of Creation. Ok, questo diciamo che non è fortissimo. Abbiamo il mana comunque, abbiamo il mana. Riusciamo a rimanere vivi? Probabilmente no.
Tormenta, peccato, non ho il mana per fare tormenta. Non ho il mana per fare tormenta. Forse 4 potrei. danni, 4 e 3. Quindi dobbiamo fare sicuramente danni qui. Qui sono 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi così. Non riusciamo a sopravvivere. Peccato. Perché questo suo mettere i nostri minion con meno 1 di attacco ci ha disintegrato. Priest ha delle giocate veramente forti, ragazzi. Forse ce la faccio invece di chiacchierare, ma no, ce n'è uno solo. Se ne avessi avuti due, sarei potuto sopravvivere, cioè mi sarei lasciato a 2 HP, cioè 2 danni in board, io ora a 3. Bella giocata. GG. Attenzione! For the meme! Attenzione! Il box for the meme. Non me lo sarei mai aspettato da Kat. Penso che gli abbia dato l'idea. Quindi il box l'aveva preso. Ebbene sì. Che partita, ragazzi. Questa è una di quelle partite che ti distruggono. Ragazzi, partita clamorosa, ringraziamo Kat per questa partita. Penso che questa partita, ragazzi, sia lo specchio di quello di cui vi parlavo prima. Particolarità, ragazzi, che io, per chi non lo sapesse, registro in live, nel senso che non faccio editing, non taglio niente, per essere il più trasparente possibile. E penso che questa partita sia stata lo specchio di quello che vi dicevo, ovviamente. Cioè, non è solo il mage il male di questo gioco, perché abbiamo visto anche dall'altra parte che il priest non è che ha fatto da meno, però quantomeno sono nel limitare il discover, risolvere il problema della moneta. La moneta sposta tantissimo in questo, cioè da sempre ha spostato, ma adesso è una cosa imbarazzantemente forte la moneta. Ci sono cose da fixare. Ecco, io vorrei vedere dei fix di questo genere, quindi quando mi vedete incazzato con i ragazzi della Blizzard, è per questo motivo, perché io mi aspetto un lavoro da parte loro in questo senso, per migliorare il gioco dal punto di vista del gameplay, per chi vuole giocare anche un pochino più seriamente al gioco. Non dico che per forza dobbiamo essere dei colento e dobbiamo competere, però per chi vuole approcciare al gioco in maniera un pochino più seria, secondo me sono dei bilanciamenti che vanno fatti. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti. Sono veramente curioso su tutto questo discorso che ho fatto, sia per quanto riguarda il mage, sia per quanto riguarda il discover, sia per quanto riguarda il bilanciamento del gioco. E spero che comunque il video di oggi vi sia piaciuto, nonostante le angherie, nonostante tutto. Se così fosse, ragazzi, lasciate un like allo zio, iscrivetevi sul canale se non l'avete già fatto, seguitemi sul mio Facebook per rimanere sempre aggiornati, attivate anche la campanella, ragazzi, ci becchiamo con il prossimo video dello zio Mario su YouTube.